Amici blu cerchiati, che sofferenza questo derby giocato male dalla Sampdoria. Alla fine il pareggio, questo 1-1, il risultato, il punto che portiamo a casa, credo sia la notizia migliore della serata, visto che ci stavamo, penso, un po' tutti preparando a invece commentare una sconfitta, perché il Genoa, dopo aver trovato il vantaggio, sembrava comodamente in controllo. La Sampdoria in grande confusione ha capito molto poco di questa partita, secondo me. Fatta eccezione per un inizio forse migliore, poi il Genoa ci ha preso le misure e ha dimostrato di essere una squadra, di avere ben chiare in testa le idee, le cose, un'identità, cosa andava fatto in questa partita e come andava contrastata la Sampdoria di Ranieri. È stato un Genoa molto aggressivo, raramente i nostri giocatori nella metà campo loro avevano il tempo per pensare alla giocata, ci saltavano subito addosso, ci sporcavano i passaggi e avevano, come detto, un piano gara abbastanza dichiarato, dimostrato subito dall'inizio, provare a sorprenderci con la profondità. Sono due squadre che fanno pochissimo possesso palla, l'ha fatto forse un po' di più la Sampdoria, io non ho visto le statistiche ancora, ma in apertura la Sampdoria provava a fare la partita, il Genoa provava invece a sorprenderci con la palla sopra la nostra linea difensiva. Nel secondo tempo una giocata del genere ha fatto scaturire il gol dell'1-0 di Zappacosta. Siamo partiti col 3-5-2, abbiamo finito poi con il 4-4-1-1 classico, andiamo a vedere come si sono comportati i nostri, partendo da Emi Laudero, che non ha dovuto compiere parate clamorose. Io comunque gli do un 6, una sufficienza stiracchiata, perché non mi ha dato grandissime impressioni e sensazioni di sicurezza. E nel finale un'uscita spericolata ma vincente, alta, anticipando gol Daniga in due tempi, un'altra su una disattenzione della Sampdoria in uscita sul risultato di 1-1, in cui è arrivato tardi su Piazza, sembrava potesse arrivare su quel pallone, invece Piazza è arrivato prima e fortunatamente non ha avuto la freddezza. Io per un attimo ho rivisto il gol, se vi ricordate, che avevamo preso a Roma un paio di anni fa da El Shaarawy, che l'aveva invece tirata, calciata subito verso la porta di Audero, con Audero fuori. Comunque si salva, secondo me, Audero. La difesa, che ha ballato parecchio, soprattutto dal lato destro, non è stata colpa principalmente di Bartosz Berezinski. Siamo partiti con la difesa a 3, come detto. Quindi Berezinski 5 e mezzo, secondo me, per il polacco, che non è annegato totalmente, ma comunque ha ballato parecchio. Da quella parte si inclinava Shomurodov. Zappacosta ha fatto quello che ha voluto e tante volte non è bastato il raddoppio di Berezinski e Candreva. Tonelli, che alla fine porta a casa la sufficienza, perché ci permette di andare via con un punto da questo derby giocato formalmente in trasferta, con il colpo di testa. Lui sappiamo che non è il più alto, non è il più grosso, ma è quello che tante volte ha più voglia di tutti, e su questo non gli si può dire nulla. Ovviamente fa una bruttissima figura sul gol di Zappacosta, ma io a lui do un 30% di responsabilità su quel gol lì. Chi invece ha fatto un partitone, secondo me il migliore in campo della Sampdoria, è Omar Colley, 7 pieno, secondo me. Non mi ricordo giocate sbagliate sue, mi ha sempre dato una grande sensazione di sicurezza. Quando il Genoa attaccava, io speravo che lui andasse dalla parte di Colley, perché mi dava veramente una sensazione di concretezza, tranquillità, palle a terra, palle alte, ovviamente. Quindi molto molto bene Omar, che continua su questa linea di partite di grande solidità. E bene anche Tommaso Augello, che era opposto forse all'anello debole del Genoa, cioè Goldaniga, schierato peraltro in un ruolo a tutta fascia non esattamente ideale per il difensore ex Palermo. Augello ha fatto una prova difensivamente credo perfetta, e offensivamente ha sbagliato sì un cross nel primo tempo che da lui non ci si aspetta, perché era pulito in corsa, era uno dei suoi cross. Poi per il resto ha attaccato bene, sempre con lucidità, con le finte, con la personalità che abbiamo imparato a conoscere nel nostro terzino sinistro. Centrocampo, o meglio, io adesso ho detto Augello, che ha giocato largo sinistra, l'ho letta come una difesa 4, adesso passiamo a Candreva, che sì, giocava quinto in teoria nel centrocampo a destra, e secondo me è una prestazione, la seconda consecutiva in cui prendiamo gol per colpa di Antonio Candreva, che in fase difensiva è un rischio schierarlo a 5 a esterno tutta fascia. Zappacosta lo fa a fette in un paio di occasioni, e soprattutto nell'occasione del gol, in cui non può succedere che in Serie A si prenda un gol con un lancio dalla difesa verticale, 2 contro 1 ti passano davanti.
bravo, Zappacosta, tutto quello che volete, ma Candreva, che pure aveva iniziato la partita con una discreta ispirazione, personalità e voglia di fare, poi i cross non li ha imbroccati, giocate determinanti non ne ha fatte, quindi secondo me serata negativa per l'ex Inter e Lazio. Si è salvato secondo me invece Albin Ekdal, che porta a casa la sufficienza, è riuscito a rimanere lucido nel traffico e nell'aggressione continua messa in campo dalla squadra di Ballardini, cosa che invece secondo me non è riuscita ad Adrien Silva, che forse ha giocato, a mio parere, la peggior partita da quando è la Sampdoria. 5 per il portoghese, che nel primo tempo non è assolutamente riuscito a giocare dei palloni e non è riuscito a sintonizzarsi sul tipo di gara in cui non era concesso fare più di uno o due tocchi quando ti arrivava il pallone. Erano subito addosso i giocatori del Genoa a mordere e lui ha perso dei palloni gravi, banali, proprio per questo motivo qua. È partito Verre in un ruolo di trequartista dietro alle due punte. Secondo me è sufficiente Verre, perché nell'inizio promettente della Sampdoria è riuscito in un paio di giocate anche di fino eleganti a innescare azioni offensive che poi non si sono concretizzate e direi non per colpa sua. Quindi poi è calato la distanza ed è stato sostituito, ma mi è piaciuto Valerio Verre e conferma anche lui questa volta il concetto. Credo sia la prima volta che lui giochi da trequartista dietro a due punte. Ed è meglio per il trequartista avere due punte davanti che non una sola, anche se in realtà difensivamente non mi ha convinto, perché il palleggio del Genoa a tre a centrocampo con Strootman, Badel e Zajc ci ha messo tanto in difficoltà e ci abbiamo messo molto tempo a leggere i loro movimenti. Il Genoa palleggiava indisturbato comodamente fino alla tre quarti e ci abbiamo capito veramente poco. In attacco, partita da dimenticare completamente sia per il capitano Fabio Quagliarella sia per Keita Baldé, che portano, secondo me, sono da 5 entrambi. Anche Keita, come Silva, penso la prova più opaca da quando è arrivato alla Sampdoria. Discreto l'ingresso in partita dei tre cambi. Jakub Jankto, 6, era quello che serviva probabilmente, una scossa di adrenalina, pressione, corsa, non ha fatto cose memorabili, però ci ha permesso di disturbare un po' il Genoa, di rimetterci larghi con il 4-4-2 e in questo modo abbiamo sfruttato un po' di più l'ampiezza, è riuscito anche ad andare sul fondo, a mettere in mezzo un pallone interessante su cui però non è andato nessuno, quindi ha dato una mano l'ingresso del cieco. È entrato anche Manolo Gabbiadini, che non è riuscito a graffiare, però se non altro è una buona notizia, è entrato quando eravamo già sotto, ha calciato in un'occasione verso la porta di Perin, 5 e mezzo, perché comunque non ha lasciato il segno, ma speriamo che possa entrare nelle rotazioni, visto anche l'indisponibilità di Ernesto Torregrossa. È entrato anche Gastón Ramírez, una volta che il pareggio l'avevamo già ciuffato, ed è stata una prova sufficiente anche dell'uruguaio che ha gestito, ha governato un po' di palloni, ci ha messo fisicità, non ha inventato la giocata determinante, ma tanto bastava in questo momento, in questo tipo di partita, per portare a casa il pareggio con tanta, tanta sofferenza, secondo me non tantissimo merito, perché, ripeto, pur non avendo creato chissà che cosa dalle parti di Audero, il Genoa è sembrato nettamente più squadra, più organizzato e con più voglia. Quindi diciamo tanto di cappello alla squadra di Ballardini, che come noi non farà calcio spettacolo, ma se non altro ha un'identità chiara che infatti gli permette di insomma condurre un campionato da quando è arrivato per la quarta volta a Ballardini di assoluta tranquillità. E invece non sarà contento Ranieri di quello che ha visto, e tra l'altro a dimostrazione anche del fatto che noi spesso invochiamo formazioni diverse perché ci ispirano di più. Oggi in teoria c'era una formazione iniziale interessante, accattivante, con il trequartista, con due punte, con Candreva, quindi anche teoricamente molto offensiva, però erano le distanze a essere completamente sbagliate, quindi il modulo di per sé vuol dire poco. Certo, contano gli uomini, ma conta l'interpretazione e la capacità di saper interpretare quel modulo. Quindi per Ranieri io sarei indeciso dal 5 al 5 e mezzo, nel senso di voto all'allenatore, che è in sintesi un voto alla prestazione della squadra, che secondo me oggi si attesta su una insufficienza piena, non grave, ma piena. Aspetto i vostri commenti. È andata bene alla fine, abbiamo pareggiato il derby.